La più cordiale, buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. In apertura la cronaca: era originaria di Cardano al Campo e viveva a Milano la donna morta tragicamente nella notte tra sabato e domenica scorsi lungo la strada provinciale 115 nel Lodigiano. Si chiamava Chiara Bossi, aveva 47 anni. Era scesa dall'auto in panne quando è stata travolta da un altro veicolo condotto da una sessantenne che si è fermato e ha allertato i soccorsi. Inutile la disperata corsa in ospedale. Chiara Bossi è deceduta poco dopo, domani a Cardano al Campo alle 10:30, i suoi funerali. Quattro titolari di sale slot sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Varese. Fornivano denaro contante ai giocatori attraverso false consumazioni pagate tramite POS. Il servizio. Fornivano ai clienti il denaro contante per continuare a giocare attraverso false consumazioni al bar pagate con il POS. Per questo sono stati denunciati quattro titolari di altrettante sale slot tra Gallarate, Somma Lombardo e Arsago Sebrio. Già chiusa una delle attività finite nel mirino del comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese, per altre quattro è stata proposta la sospensione della licenza commerciale. In 2 anni sono stati bruciati 7 milioni di euro. Il finanziamento illecito è stato scoperto grazie ai controlli delle Fiamme Gialle di Gallarate sul rispetto delle norme a contrasto della ludopatia. I numeri del resto fanno paura. Sulla scorta degli ultimi dati sul gioco legale in Italia, pubblicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel 2019, emerge come in provincia di Varese in un solo anno siano stati giocati oltre 1 miliardo di euro, pari a circa il 10% delle giocate di tutta la Lombardia. Ci occupiamo ora di viabilità a Varese. Sono stati posizionati questa mattina dei cordoli per fornire indicazioni più chiare sul senso di marcia corretto da tenere nell'immissione da Via Bixio in Largo Flaiano. L'intervento arriva dopo diversi problemi registrati soprattutto nel mese di agosto, compreso un incidente frontale. Il servizio di Paolo Grosso con immagini Blitz. Aumenta la sicurezza della nuova maxi rotatoria di Largo Flaiano a Varese. Sono infatti in corso i lavori per la realizzazione delle isole permanenti, che avranno il compito di instradare le auto nel rondò in modo corretto. E nel frattempo è stato sistemato uno dei punti deboli, e quindi pericolosi, che era stato segnalato dalla Prealpina qualche giorno fa, e cioè l'accesso alla rotatoria da via Nino Bixio. Accesso realizzato con un'isola provvisoria fatta di New Jersey che poteva trarre in inganno gli automobilisti. Con il risultato che nel mese di agosto c'erano stati diverse volte ingressi in contromano nel rondò, con uno sconto frontale come conseguenza, per fortuna senza feriti e danni gravi, e altri sfiorati. Ora è molto più difficile che questo avvenga, dato che l'ingresso da via Bixio in Largo Flaiano è stato sagomato meglio, come avevamo suggerito, e nessuno è più portato a tirare dritto come si faceva una volta. E restiamo a Varese, parcheggio chiuso in Via Verdi, si lavora per cambiare le casse automatiche. Alla riapertura sarà possibile pagare con carte di credito e bancomat. Il servizio di Barbara Zanetti con immagini Blitz. Da oggi, lunedì 9 settembre, è chiuso al pubblico il parcheggio comunale di Via Verdi, accanto al Palazzo Municipale, nell'area del Parco dei Giardini Estensi. Sono infatti cominciati i lavori di sostituzione delle casse automatiche e delle barriere del parcheggio pubblico. L'intervento prevede il rinnovo dei dispositivi di pagamento della sosta, che verranno sostituiti con impianti che consentiranno l'uso del bancomat e delle carte di credito. Oggi, infatti, le casse automatiche accettano solo le monete per il pagamento. Ancora a Varese, Palio di Masnago 2024, bagnato dalla pioggia, scopriamo com'è andata nel servizio realizzato da Adriana Morlacchi. Domenica a trionfare nel Palio di Masnago, spodestando la San Maurizio vincitrice della scorsa edizione, è stata la Contrada Paino, che ha sbaragliato gli avversari sia nella gara della Brenta che in quella delle torte di pane. La pioggia battente che cadeva domenica e il nuovo format della gara, in cui la tradizionale carriola è stata sostituita da un'asta da portare in spalla così da non rovinare il campo di calcio appena riqualificato, non ha messo in difficoltà la Contrada Paino, che ha totalizzato in assoluto i tempi migliori.
Era dal 2021 che la Paino non vinceva il Palio, mentre sale la delusione della Cantoreggio, che non sale sul gradino più alto del podio dal 1994. Ed eccoci allo sport, calato il sipario sulle Paralimpiadi di Parigi, bilancio eccellente per l'Italia, anche grazie allo straordinario contributo della Pola Varese, il servizio di Matteo Floccari. Nella migliore Paralimpiade della storia italiana, chiusa con 71 medaglie complessive più 2 rispetto alle edizioni Tokyo 2020, c'è anche l'importantissimo marchio della Pola Varese. La polisportiva dedicata allo sport dei disabili si fa sentire un grande peso nel medagliere, soprattutto con i suoi 3 alfieri del nuoto, Simone Barlam, Alberto Amodeo e Giulia Terzi. 4 medaglie per il primo, di cui 3 d'oro, 3 per Amodeo, di cui 2 d'oro, e 4 per la Terzi, 3 di bronzo e 1 d'oro nella staffetta che ha concluso alla grande il programma del nuoto alle Paralimpiadi di Parigi. Ci sono state poi per la società varesina tante altre finali raccolte dai vari atleti come la Talamona, Cristiani, insomma si conferma davvero una delle squadre più forti d'Italia, quella diretta dalla presidentessa Daniela Preticolonna, che chiaramente non si vuole fermare dopo questa buffata di medaglie, già rilancia per Los Angeles 2028. Ci occupiamo ora di pallacanestro, dei test di fine estate di Varese con vista sul campionato. Ieri la sconfitta con Cremona, le considerazioni del coach al microfono di Giuseppe Sciascia. Coach, quale bilancio dopo le 2 gare di Livigno e Trento? La squadra sembra abbia comunque appreso cosa deve fare, cosa non deve fare per giocare sul pallacanestro. La cosa semplice, noi dobbiamo difendere per 40 minuti, oggi abbiamo dimostrato che per 30 minuti abbiamo difeso bene, e abbiamo preso 55 punti, mi sembra, non me lo ricordo bene, e 30 in un quarto. Quando tu pensa che un secondo o che un possesso tu puoi riposare, alla fine la Lega Basketball te lo fanno pagare. E mi è piaciuto l'energia nel secondo tempo e come abbiamo ritornato, no? Che questo è un po' lo che mancava, perché quando siamo bajo, siamo sotto dei 10, dei 12, dobbiamo continuare a lottare tutte le palle. Ed ora uno sguardo alla prealpina, domani in edicola in edizione digitale. Ad anticiparci alcuni dei temi forti è Marco Croci. Sì, grazie Luca. Meno di una settimana fa il suo camper si è incendiato ed è esploso. L'attrice di Cadegliano Viconago, Silvia Priori, racconta come si è salvata insieme a suo marito e da dove dovranno ripartire adesso. L'intervista è firmata da Federica Lucchini. A Busto Arsizio invece c'è una storia curiosa da raccontare, quella di Ginetto Grillo, che a pochi mesi dal compimento dei suoi 99 anni suona ancora il pianoforte e coglie al volo l'opportunità data dal comune di utilizzare gli strumenti in centro per allietare i passanti. Sul giornale di domani torna poi la rubrica sulla ristrutturazione delle case, con tanti consigli utili per chi vuole sapere tutto su interventi e agevolazioni fiscali. 6 pagine sono poi dedicate agli annunci giudiziari del Tribunale. Infine un commento di Andrea Anzani sulla vittoria di Jannik Sinner in un'Italia sempre più dipendente dal tennis. Grazie Marco, il TG di prealpina.it finisce qui, l'appuntamento si rinnova domani alle 19. Buona serata.